Capezzone. Adornato. Piepoli. Ciprini. Carbone. Vico. Tartaglione. La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo al 4.300 della Commissione, a votare senza l'articolo 86,4 bis del regolamento della Commissione Bilancio. Favorevole la Commissione e il Governo. Si rimette all'Assemblea, relatore 5 Stelle, la votazione aperta. Ah, chiedo scusa, onorevole Gallo. La votazione è revocata. Grazie Presidente. Qui l'ultima maschera del Partito Democratico viene giù perché fino adesso ha sostenuto in tutte le TV, in tutte le interviste che abbiamo potuto vedere, che sostanzialmente il PD avanzava con questa proposta di legge finalmente una via prioritaria per la gestione pubblica. Infatti tutta la comunicazione del Partito Democratico era fondata su questa parola all'interno della proposta di legge, che si assegnava in via prioritaria in gestione pubblica le risorse idriche. Ora che cosa succede? Che lo stesso governo gli dice, la stessa Commissione Bilancio, guardate che la via prioritaria non va bene, perché noi intanto abbiamo fatto un decreto Madia che dice che bisogna dare profitti sull'acqua e quindi bisogna tutelare le aziende private, cioè bisogna affidare alle aziende private, nel frattempo abbiamo tolto risorse ai comuni e quindi le abbiamo messe in difficoltà, però gli abbiamo regalato un bonus se vendono le proprie quote alle società private, nel frattempo abbiamo messo tutti questi meccanismi in campo come governo e voi che fate? Mettete nella legge via prioritaria? Siete impazziti, togliete anche questo, l'ultima maschera che aveva messo il Partito Democratico in difesa della gestione pubblica cade completamente con questo emendamento della Commissione Bilancio e quindi non c'è più vergogna, diciamo che non c'è più niente che nasconde le vergogne del Partito Democratico. La ringrazio, onorevole Pellegrino. Grazie Presidente. Con questo emendamento, così come voluto dalla Commissione Bilancio, di fatto fa cascare proprio completamente il velo e fa cadere purtroppo anche l'unico obiettivo che aveva il Partito Democratico, di fare una sorta di medio proporzionale tra la volontà dei cittadini e la volontà del governo. Ovvero, di fatto il Partito Democratico si affidava alla parola in via prioritaria e quindi diceva: comunque faremo un SPA, facciamo il capitale privato, facciamo tutto quello che vuoi governo, però almeno dammi la possibilità che sia fatto in via